Ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Diego e parlo seriamente piano questa volta perché, raga, sono le 4:50 di mattina, di notte, di sera, non so come definirle, ormai non dormo più. Comunque, ci tenevo a dirvi che questo video è stato fatto a scopo di intrattenimento, quindi non prendete le cose sul serio, i voti che do sulla bellezza, sulle stronzate, perché è una reazione, è un video fatto per intrattenere. Io non le conoscevo queste ragazze e neanche so se queste sono effettivamente le ragazze più forti che esistano in questo gioco. Però ho preso come veritiera il fatto del video di sto ragazzo che metterò in descrizione, che ha fatto le tre ragazze più forti di Fortnite. Comunque, seguitemi su Instagram, è sempre bello spammarsi Instagram, il proprio Instagram, perché c'è il contest dei V-Bucks attivo come ogni settimana. Basta guardare le storie, basta seguirmi, basta magari rispondere alle storie, lasciare like alle mie foto vecchie, che poi tanto non carico mai niente di nuovo. Poi fare un'estrazione casuale tra uno degli utenti e si porterà a casa il bellissimo premio di 1000 V-Bucks, che alla fine sono sempre 1000 V-Bucks ogni settimana, quindi seguitemi che alla fine conviene anche a voi. Tutto ciò, bella, godetevi il video. Ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Diego e sono qui oggi insieme a mio amico Gino, che devo mantenere quindi 10 minuti di video con tante pubblicità, perché poi lui non si mantiene da solo, non riesce a trovare un lavoro, quindi devo mantenerlo io. E se oggi ha la coda al contrario, come potete vedere, ha la coda un po' a forma de cazzo, diciamolo, de cazzo, perché abbiamo qui di fronte le tre ragazze più forti di Fortnite. Questa è una reazione, quindi le clip non le ho prese io. Il link del canale in descrizione, del canale dove sto prendendo questo video, e iniziamo a vedercele. Non le conosco, non l'ho mai visto, ero curioso perché poi, ragazze, sono ragazze, Nick, Ninja, Fez, Gennaro, no, sono ragazze, quindi iniziamo, raga. Lei, Loheya, come si pronuncia? Non la conosco. Complimenti, ragazze, ed è pure carina, raga. Balla anche. Raga, molto carina, devo ammettere, eh. A parte tutte le streamer sono carine perché si truccano come la merda, però. Raga. Dai, dai, iniziamo bene. Questo, sei pronto? Pronto? Te no, tu sei. Lui è troppo piccolo, quindi lo rigiro, raga. Lo rigiro, è troppo piccolo lui. Ok, questa si chiama Dani. E ha, vabbè, 3 kill, doppia pompa, quindi clip vecchie, prima del grandissima. Season 5. Grandissima. 17 kill, what the. Raga, questa è un mostro. Ed è la terza. Com'è possibile sia la terza? La prima che cazzo è più forte dei ninja. Comunque sempre doppio pompa aveva. Anche lei devo ammettere è carina. Quindi daremo voto alla location. Al menu. No, in realtà diamo il voto a sexagine e forza. Allora, iniziamo. Questa è la terza. Sexagine da 1 a 10. Raga, faccio il buono. Le do un bel 8. Un bel 8 che non è male. Anzi, 7 e mezzo, dai. 7 e mezzo. In realtà sono abbastanza rompicazzo con ragazze e gusti. Però diamo un 7,5 perché dobbiamo essere un po' più buoni oggi. A livello di potenza, visto che ha fatto 17 kill, a livello femminile, quindi non parlo dei ninja e tutto, per adesso le do un bel 9. Vediamo un po', modifica pure bene. Cioè, raga, doppia pompa, riflessi mostruosi. Vediamo come se la gioca qua. Sa costruire. Allora, non posso votare troppe cose alla prima reazione, quindi dovrei studiarmela un po' meglio, perché dovrei votare come builda la mira, la sexagine e la bravura generale, come affronta le situazioni, l'intelligenza. Allora, proviamoci. Proviamoci, raga. Questo video è cazzeggio, raga. Quindi, allora, build, non lo so, raga. Le do un bel 7 di build, di intelligenza un bel 9, mi pare molto astuta la ragazza. A livello di mira le do un bel 9. Vediamo la seconda, ok. Ma sono persa, rimaniamo con la sexagine. Ah, raga, sexagine, lo dico subito, almeno da sta prima impressione, cica live, me ne do un 5, 4, 5, 5, di bravura non lo so, quindi la vedremo. Qua votiamo il montaggio, la montatura degli occhiali. La montatura degli occhiali è un bel 8, dai, è carino. Anche a parte gli scherzi, mira mi sembra molto buona. A livello di, non lo so, raga, questo video è reazione, quindi è la reazione. Cioè, non è che devo dire cosa ne penso. Queste sono reazioni. Oddio, non lo sapevo sta cosa. Il lanciaraggio ti faceva aumentare la velocità. Vedi, si scoprono nuove cose con la cica live. L'ha preso uno a cazzo. What the fuck? What the fuck? Questo video è un video di intrattenimento, raga. Quindi niente di serio, niente di importante. 4 kill. A me pareva più forte quella di prima.
Voglio vedere le situazioni più che altro. Dai, 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 Diego. Vediamo. Dai, tu che dici? Tu sempre cazzo dritto, stai zozzone di merda. Ma con questa, cazzo dritto. Vediamo un po'. Oh, what the fuck? Con quanta cattiveria quel 360? Col carrello. Oh, bitch. Bella, 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 bella. Io non so le caratteristiche, come vi ho detto. Come vi ho detto, quindi è un video un po' a cazzeggio. Tanto c'ho il cappello perché, come al solito, c'ho i capelli di merda. E, dai, dai, una kill. Pinna. Oddio. 2 contro 1 gioca. Perfetto. Vabbè, ma questi sono due rifugiati, ragazzi. Sono due clandestini. Ah, gioca sola contro squadre. Contro squad. Ok, ok, ok. È quello? Perfetto. Se l'è cavato abbastanza bene, anche se sembrano un po' rifugiati quelli clandestini, però. Oddio, come ha fatto a non sentirlo? Allora, a livello di building è molto veloce, molto veloce. Le do un bel... Regà, mi sono persi i voti. È una cazzata sta cosa dei voti. Comunque, facciamo un attimo i seri. Come... Ho perso il piercing. Mi è caduto il piercing! Siamo seri! Comunque, le do, come mira le do veramente un 9, raga. Come mira le do... Allora, a me sembra che a confronto a Dani abbia una mira molto, molto migliore. Anche se Dani aveva una buona mira. Però, dai Chica, complimenti, complimenti. E la number one dovrebbe essere quella di prima che abbiamo visto all'inizio, che è proprio buona. È proprio bella questa. Come, allora, sexaggine 9. Sexaggine 9. Vediamo bravura. Allora, a livello di building... Allora, come... Vediamo, vediamo, prima di parlare. Questa è una reazione, quindi devo cazzeggiare. Non lo prende. Ok. Allora, mi sembra anche molto simpatica. Mi sembra anche molto simpatica. Mi sembra molto simpatica. Dai, questa è la clip che abbiamo visto all'inizio. Allora, sexaggine l'ho detta. Simpatia, vadico, vadico. Simpatia è... un sacco simpatica, diciamolo. Supercard. Vediamo, vediamo. È veloce, un bot veloce, raga. Bello. Raga, io mi sto innamorando. Ci siamo innamorati. Chiudi gli occhi. È mia, è mia lei, è mia. Raga, beh, bellissima, non è bellissima, però ha un'ottima mira. Raga, che so dire, mi sto un po' appinando. Allora, sembra bella, ma non sembra bella, non lo so. Diciamo, facciamo i buoni. Le ho dato un 9. Rimane 9. Porca puttana. 9 di bellezza. Vediamo un po' di astuzia. Di astuzia le do un bel 8. A Dani quanto ho dato, non lo so, mi sembra. Allora, mira, raga, è una sniper mostruosa. È una sniper mostruosa sta ragazza. Come mira le do un 9 e mezzo, cazzo. Le do un 9 e mezzo di mira. A livello di building le diamo un 8. A livello di bellezza le diamo un 9. Quindi sexaggine, a livello di intelligenza le diamo un... che poi tanto ha il coso, nella safe, ha vinto così. Brava, brava, le diamo un bel... 8 e mezzo, dai, un 8 e mezzo, è quasi perfetta. Non mi di... Ah, raga, ma che mira... Ma che mira... Lui sta sempre rigirato perché un po' vede, è troppo sexy. Che mira, raga. Mi sta meravigliando questa ragazza. È mostruosa, Mestre Brillante. Allora, sta sempre sopra. E questa è una cosa molto non in quel senso. È molto non in quel senso. E ha vinto perché quello è cascato da solo. Man, why did you fall? Well... Dovevo dare anche le voci, raga. Ah, è finita così. Abbiamo visto 3 player molto forti oggi. Ho perso il piercing con Chica perché, raga, non lo so, il piercing mio si è rifiutato di vederla perché non è che era proprio bellissimo. Questo è un video un po' a cazzeggio, non è un video serio, non vi sto mostrando il in tutto ciò io preferisco 5 skill, cioè io mi fidanzerei con 5 skill, non con queste, raga. Quindi, per dirvi, 5 skill è il mio amore, 5 skill mi fa venire una mazza tanta così, cioè come il braccio di Gino. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, un bel like, un bel commento, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, condividete, perché la condivisione è il futuro. Fidatevi che è il futuro.